E poi i tre manici hanno anche loro delle caratteristiche particolari, perché ognuno di loro ha una funzione diversa. Per esempio, nella parte superiore c'è lo Juari, no? Questo classico modo di creare la risonanza negli strumenti indiani. E questo è dato proprio dalla tecnica di utilizzo di un ponte speciale in cui le corde non vanno sospese ma toccano leggermente e quindi creano questa incredibile sonorità. Questo è un altro raga. La parte bassa invece ha ovviamente, io l'ho lasciata libera senza lo Juari, perché volevo utilizzare il suono di queste corde come arpeggio, no? Quindi è pulito. Questo unito al suono centrale, che è un suono che ha a che fare con anch'esso, adesso vi faccio sentire, voglio togliere questo effetto che userò dopo. Usando questo e la tecnica del tapping e dell'arpeggio, molto interessante. Quindi vi faccio ascoltare qui anche un frammento della Tricanta Vina Suite, che anch'essa, come al solito, tenendo fede alle tradizioni dei puri sperimentatori, dura molto a lungo. Si comincia con una dimensione acustica e poi dopo introdurrò degli elementi di ricerca elettronici, quindi utilizzando la tecnologia.
Grazie.